5 giorni di riposo mandati sul grappa. Nessuno pensava alla possibilità di un'efficace difesa del piano. Avevano salito il monte come quello dell'Olocausto e inconsapevolmente, quanto eroicamente, quelli del monte e quelli del torrente, soprattutto la prode guarda armata, allo sbocco della pianura, avevano allacciato la barriera insuperata. Una visitatrice che passava s'era fermata ascoltando e aveva detto parole di ammirazione. Il soldato rispose con semplicità: abbiamo fatto il nostro dovere. Temporibus illis avevo fatto una descrizione della mia prima gita sul grappa, col povero papà e con Gino. Non pensavo davvero a stamparla, ma Gino me l'aveva quasi rubata e con uno pseudonimo era comparsa in appendice sulla Gazzetta di Treviso. Poi ne era stato fatto perfino un opuscolo. Io non l'avevo neppure conservato, mi pareva roba troppo giovanile, un po' barocco in quel qualche punto. Ma Sofia, che sapeva era stato conservato da Gino, ha ora voluto cercarlo, di rileggerlo, e dianzi a me lo ha portato. Un povero opuscoletto vetusto, gualcito e macchiato di ruggine, intitolato Sulla grappa. E adesso, per la celebrità militare, che è diventato maschile. E anch'io, con interesse nuovo e commosso, ho preso a rileggere. A un certo punto sono rimasta quasi tramortita per lo stupore. Narravo in fronte pentagone di tende, trovate lassù, in Valmerin, e che erano le tracce di un recente accampamento di artigli. Trascrivo. Tornai a guardarle e sentii che il cuore mi batteva più forte. È che il mio pensiero non si fermava a quelle zone smosse, ma vedeva le tende, le armi, la bandiera. Vedeva quei giovani palli, vigorosi, audaci, inerpicarsi sulle alture d'intorno e salutarvi l'Italia, che forse un giorno difenderanno da quelle vette, indomiti come essi. E mi prendeva un fremito di entusiasmo, la grandiosità selvaggia di quelle solitudini rendeva ardente e più fiero. Ricordo, sì, quella notte a Moliparte nella quale scrivevo, ricordo che per una singolare, insolita esaltazione che mi aveva presa, non ero coricata e l'altra l'aveva sorpresa al tavolino. Quali misteri avvengono mai nell'animo umano? Il soldato Sumaca Luigi da Castion, recluta dell'84, terza categoria, era stato cretino dalla nascita e manovale fino alla chiamata. Cretino vuol dire trascurato da piccolo, denutrito, insalvatichito. Manovale vuol dire servo operaio, mestiere sprezzato. Il suo lavoro consisteva in nulla essere e tutto fare. Ne porta i segni in corpo presentato alla visita militare. Sumaca ha offerto alla patria un fardello di ossa tribolato in posizione di manovale. Sporge in fuori l'osso dell'anca che aiuta a camminare sciancati quando si deve equilibrare la secchia di calcina. Gli ingranaggi dei suoi ginocchi pesanti, gonfi di nocciolini reumatici, empiono i pantaloni. Il suo busto è una groppa che aspetta in eterno di ricevere pesi. La testa si rannicchia fra le spalle come cosa ingombrante perché un uomo che porta la testa gli dà noia. Le sue mani di corame chiaro stringono sempre il badile, lo sguardo cerca terra per non inciampare. Questa è la posizione del manuale in cui Sumaca si è presentato. Sumaca deve stare sulla posizione di attenti invece. E che cos'è la posizione di attenti che dovete prendere subito voi se siete buon militare, se non calcagna unite sulla stessa linea, le punte dei piedi ugualmente aperte, distanti tra loro quanto lungo il piede, le ginocchia tese, senza sforzo, il busto a piombo, il petto aperto, le spalle alla stessa altezza, le braccia pendenti, le mani naturalmente aperte, con le palme rivolte verso le cosce, le dita unite, col pollice lungo la costura laterale dei pantaloni, la testa alta e dritta, lo sguardo dritto in avanti, all'infinito. La posizione di attenti è la negazione della sua vita. Sumaca vorrebbe essere un buon soldato, perché è un mestiere che consiste nel passeggiare col fucile e vi passano la minestra, il pane, il vestito, come gli altri, tale e quale. Lui, che non gli toccava che resti quando era in squadra operaia, ma il suo corpo, tutte queste cose, non le può fare. Il caporale lo tira fuori dai ranghi, lo fa marciare solo, e ridono tanto i suoi paesani cotinisti con lui per la Germania, perché l'è qua Sumaca, che era anche allora una marcia.
Ci vuole in caravana una macia per sopportare la fatica. A sua macchia gli hanno impedito di imparare l'operaio perché era così buon manovale. Ora gli impediranno di imparare il soldato per salvarlo ridicolo. Ci vuole in camerata una macia per sopportare la noia. Su sua macchia tutti si arrangiano. È una festa quando viene ripreso. Ora ci farà ridere il nostro burattino. Ma appunto perché si sente burattino, diventare un soldato a modo è la gloria. C'è speranza di riuscire. Il suo tenente non ha riso quando l'ha guardato, anzi ha detto che un soldato non conta per quel che l'ha fatto i suoi parenti, ma per quello che sa diventare. È un tenente che conosce. Manovale, ha detto, è come la donna di casa che anche se fa tutto non è riconosciuta. Ma poi, quando si è soldati, oggi manca un bottone e domani il fondo delle mutande è partito. Ah, si dice che voleva la femmina qua via. C'è speranza. Ci sono delle cose, intanto, da poter imparare. Somacal correrà fuori tra i primi alla mutanda. Ramazzerà per levarli subito e non per nasconderlo. Poi imparerà gli esercizi. Quando tutti li sanno fare, e sbagliano perché tanto li sanno fare, Somacal, che sta attento, li farà bene. Ormai Somacal sta per riuscire soldato. Ma invece, pervenuto a questo punto, ecco che non può più bastare. Ecco ancora qualcosa di nuovo. Ecco il tiro. Il fucile non era fatto per ispezionare, ma per tirare. E Somacal non può tirare. Somacal ha dovuto tenere sempre aperti bene i due occhi in vita. E invece a tiro bisogna chiuderne uno. Impossibile farlo stare. Quel cane di occhi osseguita a vedere. Bisogna bendarlo col fazzoletto. Unico rimedio. Dunque Somacal si avanza verso la stazione di tiro, bendato stretto, come a mosca cieca. Prende la mina, tira e fa centro. Il suo tenente lo ha visto e si avvicina. Lo chiama per nome. Ecco il mio amico Somacal che ha fatto centro, dice il tenente. Dice proprio... amico. È allora che Somacal ha inaugurato il suo nuovo sguardo di redenzione. Non possiamo descriverlo noi, che non siamo stati redenti mai. È una cosa nuova, non l'aveva mai fatta vedere perché nessuno ne aveva cercato. Ma doveva averla pronta sotto quegli occhi di angelo serafico, montati in un viso di cretino pellagroso. È allora che Somacal ha smesso di ridere. Somacal sorride al suo tenente invece. È allora che Somacal, siccome si sente felice, riesce a non farsi riformare. I nocciolini pneumatici lo mandano due volte sotto la segna, ma Somacal torna alpino. Gli scoprono un fiato di gola grossa laggiù all'ospitale, ma Somacal resta alpino. Non per la patria. Somacal non saprà mai cos'è patria, perché si sente in un'aria buona. Vorrebbe rimanere in quell'aria buona fino alla fine. Vorrebbe sentirsi ripetere che è il suo amico. Purché si dica ancora, sei il mio amico. Certo, Somacal, soldato stronco, uomo zimbello, sei il mio amico. Ho trovato vicino a te l'onore d'Italia. Dico che è in basso l'onore d'Italia. Somacal Luigi. Così passarono queste maledette ciorne di questa battaglia e hanno cominciato a mandare le notizie alle famiglie che era stato ferito, che era stato morto. E questa consolante notizia di chi era morto ce la portavano perfino a casa dei carabinieri. E così mia madre sempre domandava al postino per vedere se c'era una mia lettera, che avevo un mese che non riceveva le mie notizie. Invece, nel cortile dove abitava mia madre un giorno, invece di avvicinare il postino per portarci una lettera, si è visto avvicinare un appuntato dei carabinieri e domandò a mia madre, che era seduta fuori con mia sorella, che sta qui rapito Vincenzo? Mia madre, che sapeva che andandoci il carabiniere era una morte sicura, come avevano state sicure tante famiglie che ci avevano andate di carabinieri, si è messo a gridare e piangere dicendo «Ecco, perché non ho ricevuto lettere? Mio figlio è morto!» E si stava per cominciare a scemparsi se i capelli, quella povera di mia madre, mentre il carabiniere ci diceva «Signora, il vostro figlio non è morto!» E io sono venuto qui per dire che vostro figlio ha fatto un atto di grande valore e il comandante del reggimento, la mamma di questo rapito Vincenzo, ci manda come premio 1150. Così dove cantare nel maresciallo per fermarci la ricevuta di questi soldi e poi, signora, andate alla posta ed andate a prendere queste 1150. Così mia madre ora non piangeva del dispiacere, ma piangeva perché era troppo contente in quella povera mia casa con quelle 1150. Pare che la battaglia del Piave l'abbia vinto mia madre, che quelle soldi forno un tesoro. Abbiamo un brano che parla della campagna di Russia ed è il libro che ha vinto questa sera, se lo voglio dire, parlava della campagna di Russia. E noi
Pietro, un direttore di coro molto bravo, compositore, ha preso questa lettera di un soldato ed è toccante, struggente e forte. E lui dice: io resto qui a Dio. La forza di dire ai suoi compagni: andate, io resto qui. Thank you.